Buona domenica dal TG Cronache. Dunque, nelle ultime settimane vi abbiamo parlato molto dell'affittopoli romana. Ci sarebbe una situazione simile anche a Napoli, ovvero case del comune affittate a prezzi stracciati, spesso in zone prestigiose della città. C'erano, le abbiamo trovate, ha detto il sindaco di Napoli De Magistris, ma stiamo portando avanti già un lavoro molto lungo e difficile che ci consente di affermare che affittopoli non esiste, ma la Corte dei Conti comunque vuole vederci chiaro, almeno su 300 appartamenti. Come Roma, anche Napoli ha la sua affittopoli. Indaga la Corte dei Conti, 300 gli appartamenti che sarebbero finiti sotto la lente della magistratura contabile si trovano nei quartieri residenziali, i più cari della città per intenderci, Chiaia, Posillipo, Vomero, dove gli uffici comunali hanno dato in locazione un appartamento di 60 metri quadri a Posillipo per 11,61 € al mese, in pratica il valore di un metro quadro. Per un appartamento di 127 metri quadri, gli inquilini pagano poco più di 24 euro mensili. Siamo in via Palizzi, una delle strade più belle del quartiere Vomero di Napoli. Alle mie spalle un palazzetto storico, accanto alla funicolare di Chiaia, ed è qui che, secondo i dati in nostro possesso, ci sarebbero 4 appartamenti per uso abitativo al costo tra i 23 euro al mese e i 200 euro. A Napoli il più delle volte è una guerra tra poveri, ma anche una gara di legalità dove tutti accampano diritti. Questa signora ci racconta come funziona l'assegnazione. Lei dice di averne diritto, in realtà non è parente diretta del legittimo assegnatario, ma moglie del nipote. Questa è una palazzina comunale che è stata destinata a coloro i quali a suo tempo erano dipendenti comunali. Quindi la signora sopra aveva la mamma che stava nel comune, io ho mia zia che è ancora vivente. Quindi queste case furono date dal comune e poi in seguito date in gestione alla Romea. Ovviamente in base al reddito di quelle che sono le famiglie costituenti si paga l'affitto. Una delle tante case di Posillipo, ad esempio, era occupata da una studentessa poi messa fuori perché probabilmente non legittima assegnataria. Adesso in quello stesso appartamento con vista mare vive una famiglia che pure non ne ha diritto. In assenza di controlli, guai a denunciare, le ritorsioni sono dietro l'angolo. Perché se io parlo di questa cosa, sì, sicuramente ho delle persone qua dietro al dicotto, si vada a fare un giro e si renda conto. Cioè, io finirò di stare tranquilla, ci farebbero dispetti a me finire nel momento in cui io rilasciassi qualsiasi intervista. Siccome ci devo abitare qua, preferisco evitare. Soprattutto anche quelle a Cavalleggeri vengono vendute, quindi non sempre capita, ecco, come la mamma, la zia, la nonna che lascia la casa per cognome o quant'altro come è successo a noi. Ci sono anche persone che vede quella casa, dammi 40.000, 50.000 entri tu. Molti di questi casi fuori legge sono ben noti al comune, che tiene però a precisare di aver ereditato questa situazione dalle amministrazioni passate. Abbiamo una decina di casi dovuti ad una delibera del 2000, quindi di 16 anni fa, in cui si affermava un concetto giusto che forse ha preso una piega sbagliata, ovvero che anche i poveri potessero per emergenza abitativa disporre del patrimonio storico. L'indagine della Corte dei Conti mira a far luce anche sulla illegittima assegnazione di locali comunali con affitto agevolato ad alcune associazioni con scopi di integrazione sociale. In un caso a Scampia gli inquirenti hanno accertato che la mission sociale era una scuola di danza a pagamento. Il lungo viaggio di San Pio sta per terminare. Dopo Roma per il Giubileo, Pietrelcina, paese natale, Benevento, le spoglie di Padre Pio sono arrivate a Foggia. Stasera saranno spostate poi a San Giovanni Rotondo. Ma oggi, lo sapete tutti, insomma, si festeggia un altro santo, un santo molto amato, il santo degli innamorati, San Valentino. E, però in questi giorni San Valentino a Terni è stato oggetto di una diatriba tra parrocchiani e il vescovo francescano. Sentite perché. È una questione simbolica, ma non nell'accezione comune. San Valentino, vescovo e martire a Terni, è molto più del santo protettore degli innamorati. Le sue spoglie riposano nella basilica omonima costruita su una necropoli cristiana a 4 km dal centro. Ma se uno dei miracoli attribuiti al santo è quello di aver riappacificato due giovani in furioso litigio, questa volta, suo malgrado, il corpo del protettore della città è motivo di discordia. Dopo la decisione del vescovo di spostare il suo corpo dalla basilica nel centrale Duomo di
Terni per festeggiare insieme a tutti i fedeli proprio il giorno di San Valentino. Queste le immagini dell'arrivo dei fedeli al Duomo sotto la pioggia hanno deciso di andare comunque a seguire messa nella chiesa, dove però non troveranno il corpo del santo ma solo alcune reliquie racchiuse in un busto. Già, perché quella traslazione, la prima dal 1974, pagata di tasca propria dal vescovo per non gravare sulle difficili finanze della diocesi, non c'è mai stata. Ad opporsi nella serata di venerdì un gruppo di abitanti del quartiere della Basilica che con picchetti, mettendo di traverso le panche su cui si inginocchiano, sfidando quasi a brutto muso il vescovo, hanno deciso che il santo non doveva muoversi. Una protesta in piena regola che in teoria dovrebbe denunciare le difficili condizioni del quartiere dove sorge la Basilica di San Valentino, ma che di fatto ha scontentato tutti gli altri abitanti della città. Vado a pregare che San Valentino non venga. Vado a pregare. Dopo ore di discussione con il vescovo, che ha provato in tutti i modi a raggiungere un accordo che avrebbe permesso l'andata e il ritorno della salma del santo nella cattedrale per poco più di un giorno, il risultato è stato il blocco totale di ogni trasferimento. Quello che abbiamo proposto quest'anno per la festa di San Valentino era un progetto per coinvolgere l'intera città di Terni, non condivisa da una parte della parrocchia e ostacolato con prepotenza e violenza da un esiguo gruppo di persone che con premeditazione ha organizzato il tutto, ha detto al termine della giornata di ieri l'amareggiato vescovo di Terni, dopo trattative febbrili ma inutili, lasciando il santo alla festa di tutti. Quanto la guerra e il terrorismo incidono sugli afflussi turistici dei paesi del Medio Oriente, ma anche di Egitto e Tunisia, mete molto amate dagli italiani e dagli europei in genere, e a quanto pare molto, visto il crollo delle prenotazioni. La crisi più grave degli ultimi 20 anni, l'ha definita così il ministro Hisham Zazu, che ha quantificato in 283 milioni di dollari al mese le perdite registrate per il crollo del turismo in Egitto a partire dal 31 ottobre, il giorno in cui l'aereo di linea russa decollato da Sharm el Sheikh è esploso in volo. Un attentato costato la vita a tutti i 224 passeggeri. Russia e Gran Bretagna da allora hanno vietato le tratte aeree verso l'Egitto, aggravando una crisi già iniziata nel 2011, all'inizio della cosiddetta primavera araba. Con 4 milioni di visitatori all'anno, la componente russa era la più numerosa nel Mar Rosso. Il turismo rappresenta più del 10% del PIL egiziano e sulla promozione turistica lo Stato ha sempre investito, ma ora l'aria è diversa. Come si può vendere turisticamente un paese a rischio terrorismo? Ci provano così. Puntano su quel patrimonio riconosciuto e ammirato in tutto il mondo, provano a distogliere l'attenzione dagli attentati e più in generale dai pericoli di un paese instabile. Dall'Italia i voli continuano, ma sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri vengono sconsigliati alcuni percorsi. Eppure alla Borsa del Turismo Internazionale di Milano i curiosi che si informano sulle mete egiziane sono tanti. L'Egitto è affascinante, adesso non ci andrei mai. Sì, è una delle mete possibili per quest'estate. Non avete paura, non siete spaventati? Un po' sì, è da tenere in considerazione, però se la paura prende il sopravvento non giri più, quindi non vivi più. Vicino allo stand che promuove Luxor, Assuan e il Delta del Nilo c'è anche lo spazio della Tunisia, che sconta un calo pesante di viaggiatori nell'ultimo anno. È passato meno di un anno dall'attentato al Museo Bardo di Tunisi e poco più di 6 mesi dall'attacco al resort di Sousse. Anche qui ci si dà da fare con iniziative pubblicitarie e interventi sulla sicurezza negli aeroporti e nei villaggi. Ma questo è un fatto completamente ormai diventato internazionale. A Parigi, nel centro di Parigi, è successo quello che è successo. La Tunisia, che quello che è successo è una cosa ormai peccato, ma dobbiamo andare avanti. Stretta tra la Siria e l'Iraq, anche la Giordania paga il peso della sfiducia dei turisti, nonostante non ci siano stati episodi di attentati. Il regno di Abdallah II ha visto nell'ultimo anno un calo del 6% dei visitatori internazionali, che arriva al 50% per quanto riguarda gli italiani. A guardare le code per prendere i Deplian allo stand non si direbbe. L'interesse sulla Giordania rimane stabile, perché c'è sempre un grandissimo interesse su questo paese meraviglioso. Il calo è consistente, pesante, quasi la metà. 40.000 visitatori italiani nel 2014 sono scesi a 20.000 nel 2015, un dramma per una voce che pesa per il 26% del PIL nazionale. Siamo adesso allo sport. Giovedì prossimo si incontreranno le società Inter e Milan, si vedranno per dialogare sul futuro di San Siro. Intanto la UEFA è venuta a controllare i lavori di ammodernamento del Meazza in vista anche della finale di Champions League che si terrà il 28 di maggio.
Gli occhi del mondo su San Siro. Per la quarta volta Milano ospita una finale di Coppa dei Campioni, come solo Roma, Vienna, Madrid e Bruxelles hanno saputo fare. Un palcoscenico mondiale che dal 1926 lo Stadio Meazza ha mostrato di meritare. Il suo fascino è rimasto intatto, con quelle tribune che si alzano come scogliere e le luci notturne che lo trasformano in una nave spaziale. Così lo celebrò il Times anni fa, uno stadio riconoscibile e unico anche nel cambio di fisionomia, prima nel 1955, poi alla vigilia d'Italia 90, quando furono realizzati il terzo anello e la copertura. Adesso, a 100 giorni dalla finale di Champions, è la UEFA che ha imposto un imponente piano di riammodernamento che, dopo il restyling, fisserà 75.000 spettatori la capienza. I lavori all'interno dello stadio, a cominciare dal parziale abbattimento delle barriere, sono già realizzati per il 70%, mentre quelli all'esterno, che dovranno facilitare l'afflusso all'impianto e garantire un villaggio hospitality per 9.000 tifosi nella zona dell'ex trotto, sono in gran parte da completare. È dal 2012 che il Comune di Milano, proprietario dello stadio dal 1935, gestisce a braccetto con Inter e Milan, attraverso la società MI Stadio, un piano composto da 12 filoni operativi per il Meazza, da 32,5 milioni. È appena stato firmato con la Prefettura un documento di condivisione che consenta di arrivare il 28 maggio senza ulteriori strappi e ritardi, per una giornata che avrà un indotto quantificato di 300 milioni di euro, di cui 50, secondo le stime del Comune, di ricaduta immediata sulla città. San Siro resta soprattutto la casa di Inter e Milan, un'ingombrante e anomala condivisione per il calcio di oggi. Il Comune conta sull'impegno di entrambe per renderlo più moderno e funzionale, ma i passi in questa direzione di Toir per la famiglia Berlusconi sono lenti e prudenti. Non solo e non tanto perché per la prima volta dal 2001 Inter e Milan sono assenti e spettatori forzati contemporaneamente della Champions, quanto perché più volte in passato non hanno nascosto la volontà di abbandonare un impianto per cui versano oltre 8 milioni l'anno, cifra dalla quale viene però scorporato il 70% dei costi per la manutenzione straordinaria. In un primo momento l'arrivo di Toir sembrava il preludio alla costruzione di uno stadio nerazzurro di proprietà, poi si è lavorato senza grossi passi avanti alla gestione in solitaria dello stadio San Siro, mentre ora appare più avanzato il progetto di indipendenza milanista. Bocciata l'offerta di Roberto Maroni per ereditare una struttura a Rho, la famiglia Berlusconi punta forte sulla periferia ovest, una casa di proprietà con taglio del nastro tra il 2018 e il 2020 sul modello britannico, seguito con successo in Italia dalla Juventus. L'ostacolo c'è ed è come sempre economico, un investimento stimato di almeno 400 milioni, una chimera in tempi di congiuntura economica. Consiglio Berlusconi, che a stento resiste alle sirene che suonano dalla Cina per conquistare la maggioranza del suo Milan, e con i conti che non tornano anche in casa Inter, le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di ricavi, il peso finanziario da sostenere per riportare il club nell'Europa che conta e la tentazione di Toir di cercare nuovi soci che investano nell'Inter, pur contando ancora sull'impegno di Massimo Moratti. Insomma, molti occhi e poche mani addosso a San Siro, che ciclicamente torna anche nei ragionamenti politici e nelle campagne elettorali. Alle ultime primarie del centrosinistra, la possibile vendita con ricavo già stimato di 80 milioni è stato l'asso nella manica del candidato Pierfrancesco Maiorino, salvo poi scoprire che gli acquirenti latitano, visto che proprio Inter e Milan, i due maggiori iniziati all'acquisto, tentennano su uno stadio che non può trasformarsi in fattore produttivo per un club professionistico, non garantendo ricavi aggiuntivi e margini come uno nuovo. E poi c'è l'atletica con la straordinaria impresa nel salto in alto di Gianmarco Tamberi, che nel meeting di Ustopece nella Repubblica Ceca ha conquistato la terza vittoria consecutiva. Gianmarco Tamberi vola 2,38 m e stabilisce il nuovo record italiano indoor di salto in alto, migliorando di un centimetro anche quello all'aperto, detenuto dallo stesso atleta di Civitanova Marche. 2,38 m è anche la miglior prestazione assoluta a livello mondiale di questo inizio stagione, a 7 cm dall'irraggiungibile record del mondo stabilito nel lontano 1993 dal cubano Sotomayor. La prestazione di Tamberi è comunque una bella scossa per tutta l'atletica azzurra, finita sotto processo per 26 controlli antidoping saltati. Lo chiamano e si fa chiamare half shave, mezza barba, per via del suo stravagante look con il viso rasato solo per metà.
Un ragazzo esuberante Tamberi che spesso si esibisce sulla pista tra una prova e l'altra in interpretazioni teatrali, improvvisando salti mortali all'indietro ed altri numeri, tipo corsa impazzita con urla, cercando di interagire con il pubblico. Gente fuori dal comune, i saltatori in alto. Gianmarco Tamberi ad Ustopece ha avuto la meglio sul sorprendente britannico Baker, arrivato a quota 2.36 davanti al cipriota Kriakos Janou a 2.32. Una serata dove gli azzurri si sono messi in evidenza anche con il vice campione europeo indoor Silvano Chesani, che è saltato a 2,30 m, nonostante rientrasse alle competizioni dopo un lungo stop dovuto ad un intervento. E se il trentino Chesani sale un centimetro sopra i 2,29 m, misura richiesta per la qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, quegli 8 cm in più conquistati da Tamberi sono di buonissimo auspicio per l'atleta anconetano, che sta attraversando un momento di forma davvero straordinario. Ed è tutto, TG Cronache torna domani subito dopo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buona domenica a tutti voi.